Brunello Cucinelli, unica azienda umbra quotata in borsa, un successo sul piano imprenditoriale, un successo che arriva anche sul piano calcistico, perché il Castelrigone ha scritto una pagina di storia del calcio italiano. Mai nessuna squadra in 15 anni era arrivata dalla terza categoria ai professionisti. E adesso? Adesso, sai, come dicevo, io sono venuto qui con due modi di pensare. L'anima mi diceva che dovevo tifare per vincere, la mente chiaramente no. Però c'è una bella espressione di Voltaire che dice: il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Quindi è chiaro, adesso da martedì dovremo lavorare per una cosa un po' più difficile. Io, come voi sapete, sono un amante del calcio dilettantistico, questa è la verità. Noi facciamo calcio in questo piccolo paese, e qui dove siamo adesso è probabilmente anche un po' troppo grande per noi, no? È un'esplosione di festeggiamenti negli spogliatoi, fra poco ti lasceremo, però una battuta proprio rapida a Castelrigone, che giocherà comunque a Castelrigone, verrà costruito un nuovo impianto, anche perché credo ci siano comunque le possibilità per fare del professionismo a Castelrigone. Questo sì, però io prima della partita gli ho detto una frase a me tanto cara di Marco Aurelio, quando dice a una guerra contro i germanici, e gli dice: io so che domani questa guerra, questa battaglia sarà importantissima, mi raccomando, siete persone di grande qualità, domani l'impero ha bisogno di noi. Ecco, questa è una bella espressione. Io vivo come se fosse l'ultimo giorno della vita, progetto come se vivessi per l'eternità, quindi da domani incominceremo a progettare questa cosa per noi un po' più grande di noi. La grande festa negli spogliatoi, segretario Mario Moroni che viene trascinato via a forza. Quel minuto che è passato prima che Tranchitella battesse quel calcio di rigore, sportivamente parlando, credo l'emozione più grande di questi 15 anni al timone del Castelrigone. Ma questo non lo so, perché durante le partite la domenica spesso dico: forse domenica dovete mettere i fiori, perché io mi emoziono abbastanza. La grande esultanza del Castelrigone proprio alla vigilia. Brunello Cucinelli ieri aveva detto: se c'è una persona alla quale sono legato in maniera particolare è Luca Quarta, è l'unica persona che credo sarà sempre con me. E in effetti Luca Quarta parte della storia del Castelrigone, sei arrivato in seconda categoria nel 1999, 14 anni di storia, hai fatto un po' di tutto, dal difensore, anche quest'anno da direttore sportivo ti sei ritrovato allenatore. Quanto la senti tu a questa vittoria? Oh, intanto voglio ringraziare il Presidente, voglio fargli complimenti al Presidente, perché da 14 anni a questa parte, facendo le cose un passo alla volta, nonostante potesse fare anche dei voli pindarici che si potrebbe permettere, ha fatto della realtà e della serietà la cosa principale per questo gruppo qua, con questa squadra fondamentale, cioè non tanto il gruppo di quest'anno, ma dall'inizio dell'anno del 98 che abbiamo fatto un percorso molto serio, molto di qualità a livello umano. Poi i risultati per certi versi sono anche una conseguenza. Quest'anno abbiamo fatto un campionato un po' travagliato, siamo partiti male, poi abbiamo recuperato, poi sembrava che a un certo punto ci eravamo inceppati. Invece proprio la solidità della società, quindi della sua persona, ci hanno di nuovo spinto e ci hanno caricato di nuovo, perché questa squadra aveva dei valori. Sì, è vero, atletici e fisici di qualità tecnica, perché lo sanno tutti, ma anche umani, però che si sono rispecchiati, penso, nella squadra, nella società Castelrigone. Cosa hai pensato su quel rigore di Tranchitella? L'hai guardata l'esecuzione innanzitutto? Non l'ho guardata, perché venerdì non li ha voluti tirare, ieri non li ha tirati, io ho detto vabbè. Lo dico io, un rigore alla Balotelli, e Brunello invece l'hai guardato il rigore? Sì, io le guardo, ma lo stato d'animo è veramente speciale. Allora, non so se avete una dedica particolare per questa storica promozione. Ma no, ma questo vorrei dedicarla ai cittadini del nostro piccolissimo paese, che sono persone per bene, persone di qualità, serie, anche un po', se volete, a volte testardi, ma fieri della nostra natura. Io credo un plauso vada fatto anche al Casa Castalda, no? Che è stato un avversario che ha tenuto il passo per tutta la stagione, così come Sansepolcro la Viterbese. Forse il Casa Castalda è quello che ha fatto il campionato più bello. Io avevo un po' più timore della Viterbese, però il Casa Castalda ha fatto qualche cosa di molto speciale, devo dire, sì. La dedica di Luca Quarta. Guarda, io faccio una dedica a suora Agnese, una suora che conosco da ormai 20 anni, mi ha battezzato la primogenita,
E facendo la lera chiudo chiaramente tutti quanti, gli amici che mi stanno vicini, la famiglia e quelli che intorno, perché questa è una cosa veramente carina e particolare, ripeto, che è al di fuori del risultato sportivo. Quindi con Sor Agnese abbraccio tutti. Io vorrei dire invece qualche cosa a pro di questa società sportiva, che sono veramente per bene, no? Noi siamo venuti qui sapendo che era difficile per tutte e due, ma loro sono stati gentilissimi come all'andata. Addirittura avevamo immaginato che se fosse tutto stato molto più facile avremmo potuto giocare al Franchi, quindi sarebbe stata una cosa molto carina, ma è una società che veramente è molto educata, molto gentile. Si vede che gli antenati provengono da quel Lorenzo il Magnifico, illuminato uomo. Ma non è che il sogno sotto sotto di Brunello Cucinelli sia quello di arrivare proprio a giocare al Franchi, vista anche l'amicizia con Della Valle? No, questo non c'è veramente nessuna possibilità. Io avrei serenamente... Anche in Coppa Italia? Quello sì, però avrei serenamente immaginato il nostro Castelrigone, come voi sapete, sempre nella stessa categoria che è l'interregionale, quindi... Però siamo qui, adesso organizzeremo qualcosa. Una battuta con Luca ancora prima di chiudere, la gara che forse ha deciso quest'anno, c'è stato un momento nel quale il Castelrigone, partito così in difficoltà, ha capito di poter comunque lottare per il campionato? No, diciamo che... Quando abbiamo iniziato a incanalare una serie di risultati positivi. Attenzione, perché sia quello che credo sia un evento, il taglio del baffo del segretario Mario Moroni. Eccolo qua. E ora c'era qualche scommessa, Brunello, sul taglio del baffo da parte di Mario Moroni? Questo non lo so, però è normale. C'è sempre qualcuno che festeggia e qualcuno meno. Avete fatto qualche fioretto anche voi due? No, io... Giochiamo di spada. Devo dire che per natura non sono superstizioso, assolutamente no. Un'ultima battuta prima di chiudere. Luca Quarta insieme da 14 anni, quest'anno ha fatto un po' di tutto, ma anche fra i professionisti Luca Quarta resterà a Castelrigone. Cominciamo a pensare al futuro partendo dall'organigramma, diciamo. Questo non lo so, ma vorrei fare un plauso speciale agli arbitri, perché anche quest'anno, devo dire, questi giovani, età media 25-26 anni, li ho trovati sempre molto molto educati e gentili, e questo mi fa molto piacere, molto rispettosi. Un'ultima battuta, sarà un San Bartolomeo da quanti posti? Ma questo non lo sappiamo, ci pensiamo da martedì. Da martedì, domani è dedicata a festeggiare. Gente, ne abbiamo 396, che non sono molti. Hai pensato anche ai festeggiamenti? Direttore sportivo, allenatore, hai pensato anche ai festeggiamenti a questo punto? No, assolutamente, stavamo aspettando prima, anche perché fuori casa è sempre meglio stare tranquilli, anche perché c'era un'altra squadra che non sapevamo anche se festeggiasse con noi, quindi ci sarà tempo per i festeggiamenti. Qui ci sono cannoni d'acqua, e allora io vi lascio, complimenti a Castelrigone, complimenti a Luca Quarta e a Brunello Cucinelli in primis, e allora buona doccia adesso. Grazie. La gioia di Matteo Coresi è tirato fuori dal gonnellino da buona età beta l'Eurogol su calcio di punizione, poi nessuno meglio di te ce lo può dire, tanto oramai è andata, era rigore oppure no? No, era rigore netto, l'hanno confermato anche loro, quindi non abbiamo rubato nulla, ecco. Quindi il tocco c'è stato, e allora una delle soddisfazioni più grandi della tua carriera, vincere così questo campionato, vista anche la tribolazione? Direi proprio di sì, perché siamo partiti malissimo, abbiamo passato dei momenti veramente brutti, poi dopo abbiamo fatto quadrato e sono venuti fuori i valori della squadra, e credo che abbiamo vinto meritatamente, anche perché abbiamo incanalato quasi 25-26 risultati consecutivi, tranne la vittoria di Bastia, quindi credo che più meritato del suo campionato non si può dire niente, dai. Un progetto a lungo termine per te, ora ti toccherà trascinare questo Castelrigone anche fra i pro, tu che li conosci bene. Ma no, penso di sì, dai, a inizio anno c'era questo accordo, credo che non ci siano problemi, almeno da parte mia. Sono felicissimo qua a Castelrigone, ho trovato un ambiente bellissimo, quindi... Ai gol pesanti tu sei abituato, che valore ha questo gol di oggi? Questo è il gol più importante, dai, il gol più importante da quando gioco a calcio, quindi adesso ce lo godiamo, stasera festeggiamo alla grande. Già iniziati i festeggiamenti, ho visto girare qualche buona Bex. Senti, ultima battuta, una dedica? La dedica va a mio suocero perché è stato colpito da... Aspetta, Marco.
Come? Da un ictus la settimana scorsa, quindi sta all'ospedale, è un grandissimo tifoso, quindi faccio tanti auguri e questa vittoria al campionato è per lui. Marco Agostinelli, è domenica, dopo quell'ammonizione è esplosa la panchina, quasi come se il Castelregone avesse subito un gol. Senti, hai rischiato grosso, perché visto come si era messa la partita oggi, Castelregone che arriva alla gara più importante dell'anno senza l'uomo più importante nelle ultime giornate. Beh, ti ringrazio, sicuramente guarda, è stato un gruppo molto importante, non solo io, perché ero sicurissimo che facessero una grande prova e l'hanno fatta e l'hanno dimostrato, ce lo siamo meritati dall'inizio alla fine. Anche per come eravamo partiti, ci siamo ricompattati, è stata veramente una gioia immensa. Tu sei un giocatore che conosce bene altre categorie, che valore ha nella tua carriera questa vittoria e questo campionato? È la più bella in questo momento. Questo momento è la più bella in assoluto perché è la più difficile. Arrivare primi nei campionati di Serie D è difficilissimo. Senti, a questo punto ce lo puoi dire. Meglio Tranchitella o Di Paola lì davanti, visto che il campionato è finito? Tutti, va bene tutti. Complimenti Marco.